Ragazzi, ciao, benvenuti in questo nuovo vlog di fine anno. È stato un mese pieno di vlog, ne avrei fatto veramente a meno di almeno un paio di loro. Però siamo qua, siamo arrivati a fine anno e la prima cosa che mi preme da dirvi è buon Natale, buone feste, passatele mi raccomando in sicurezza, in compagnia. Cercando comunque di tenere la guardia molto alta, quindi mascherine sempre, lavarsi sempre le mani, piccoli accorgimenti che non ci impediscono di vedere le persone che amiamo, ma che impediscono di susseguirsi di brutte situazioni. Vaccino, mi raccomando, importantissimo da fare per proteggere noi stessi in primis, quindi se avete un po' cara a voi la vostra vita, dovreste farlo. Partiamo da quest'anno, che è stato un anno molto particolare per il canale, e la host che sentite sottofondo è Dearly Beloved di Kingdom Hearts 2, la versione di Kingdom Hearts 2, penso sia la cosa più appropriata, perché nonostante io ormai al sesto anno di canale, al quinto quest'anno, scusate, di canale, ho ormai maturato un certo sentimento di ok. Non ho raggiunto gli obiettivi incredibili, non ho sfondato. Probabilmente questo non è il mio lavoro, ovviamente, ma è solo una passione. Avevo quasi in mente di farla diventare proprio una passione fine a se stessa. Ho abbassato un po' il volume delle cuffie perché era molto alto. Però, sapete, c'è quel senso di incompiuto che continua a tormentarmi e a farmi restare attaccato a questo canale, come se ci fosse un collegamento, no? Kingdom Hearts è abbastanza. Ok, se chi sa, sa, non vado oltre. Diciamo che a marzo pensavo di aver quasi definitivamente staccato la spina a questo canale. Non senza rimpianti, ma senza grandi rimpianti. Oddio, potevo fare, oddio, dovevo fare di qua. Quello che potevo fare ho fatto. Tante cose avrei potuto farle meglio, sicuramente. Alcuni progetti non li ho mai portati a termine, mea culpa, ma il tempo era quello che era. E questo è un hobby. Non deve mai sostituirsi alla cosa principale, ovvero videogiocare, che per me è sempre stato il momento di svago, il momento di distacco da una realtà spesso oscillante, della quale non fuggo le responsabilità, ma cerco semplicemente un attimo di pausa. Il mondo intorno a noi non si ferma mai. Ed è vero anche per me. La cosa che però ho notato è che quando videogioco il mondo in realtà si ferma. Soprattutto di notte mi piace videogiocare perché mi immagino sempre. Non dico da solo, ma con tutti che dormono, tutti fermi. E io che posso lucidamente vivere qualche ora senza troppi assilli e affanni. Detto questo, e quindi ricordando quello che è stato la fine, l'inizio di quest'anno, e i secondi, diciamo, 2 o 3 mesi dopo la sospensione del canale iniziale, è arrivato giugno. E più che è arrivato giugno, è arrivato Pro Cycling Manager 2021. E chi l'avrebbe mai detto che un gioco del genere avrebbe salvato letteralmente il mio canale? Ragazzi, se a giugno non fosse uscito quel titolo, o se fosse uscito quel titolo, e i primi 2-3 video, 4 che facevo, ricevevano 20-30 visualizzazioni, anche meno. Probabilmente avrei veramente staccato la spina. Ripeto, senza troppi rimpianti, come avevo già pensato di fare a marzo. Magari dicendo a me stesso, vabbè, ma ogni tanto qualche live si può sempre fare sul canale Viola, su Twitch. Ma qui è un lavoro più ragionato e le cose fatte a metà non mi piacciono. Preferivo chiudere piuttosto che andare avanti ancora cercando un qualcosa che non esisteva. In realtà c'era. E quella cosa che non esisteva siete voi. Il pubblico che segue una serie, arrivata all'episodio numero
50, credo ormai, nel momento in cui registro questo video, l'episodio 50 è già stato registrato, non ancora pubblicato, però c'è, probabilmente nel momento in cui vedrete questo video c'è già l'episodio 50. E lo segue pedissequamente per ogni video, arrivando a una media di 120-130 visualizzazioni sotto ogni singolo video. I primi lasciamoli perdere, sono ai 1200, 1300, 800 visual. Per un canale come il mio è un'esplosione. È stata una mano calda su un cuore ormai spento e freddo. E avete riacceso qualcosa e siete stati voi. Quindi grazie, in primis. Grazie perché Pro Cycling Manager e tutti voi che avete seguito e seguite questa serie, vi siete iscritti, avete iniziato a mettere like, vi iscrivete anche al canale YouTube, al canale Twitch, scusatemi, lì che ho ripreso anche lì un'attività con Football Manager. È qualcosa di bello. È una cosa che rinfranca il mio cuore. Non sono 140.000 visual, non sono 25.000 visual. Non ho 15, 20, 30.000 iscritti, lo so. Ma so dare peso alle cose. Non siete solo un mero numero, all'inseguimento del quale uno potrebbe fare di tutto. No. Siete una. Ognuno di voi è una singola persona che ha deciso di mettere mi piace o mettere l'iscrizione. E pensare che un intero istituto quasi, o metà. Beh, Dio, metà di un istituto di scuola superiore ha deciso di aderire al mio canale, è incredibile. È incredibile. Lo so che ci sono numeri che vanno oltre l'impossibile quasi, ma 670 persone, 75, quelle che siete, è un numero per me tangibile. Le ho viste, quindi so quantificarle. Siete un'enormità. Seguite anche Football Manager, un po' la serie cursed del canale, quella maledetta. Nel 2020 vi ho fatto un video in cui con Football Manager 2020, scusate, ho fatto un video in cui vi ho chiesto di scegliere tra tre squadre. Avevate scelto la sfida più difficile, quella che speravo voi scegliesse, Kaiserslautern in Dreisliga, in terza divisione tedesca. Avevo fatto un paio di video, conosciamo la squadra, lo staff, e poi era morto lì. Mancanza di tempo, di lucidità, di dedizione nel progetto, ho lasciato perdere. Poi è arrivato Football Manager 2021 e ancora la scintilla si accese. Lì volevo fare io una grande, enorme sfida, mai tentata prima da me, la Journeyman Challenge, che era una sfida nella quale il proprio personaggio, il proprio allenatore doveva partire dal più basso fondo dei bassi fondi del calcio mondiale, quindi dall'Asia, e prendesse una squadra di disoccupato, quindi non senza la scelta, disoccupato senza esperienza, prendesse una squadra in ogni continente, vincesse campionato e c'era l'aggiunta di vincere la Champions League di quel continente, la Coppa Continentale di quel continente per club. Episodio numero 4, forse ci siamo fermati. Siamo andati avanti un pelino di più rispetto a Kaiserslautern dell'anno prima, ma anche lì. È finito il tempo, è finita l'edizione, è finita la possibilità di impiegarci modo e testa. Football Manager 2022 è tutta un'altra storia. Ho voluto dare a il videogioco che per me mi accompagna da quando ho 12 anni, ne ho 32, quindi potete ben capire che al 20° anno in cui io gioco qualcosa del genere necessita di cuore. E anche qui la host di Kingdom Hearts, Dearly Beloved, perché da me Football Manager è veramente Dearly Beloved. Sì. Ed è un sentimento penso ricambiato dallo stesso gioco. Quindi quest'anno Sterling Albion, un'altra grande sfida. Partiamo da bassi fondi, bassi fondi. Ho voluto fare un primo episodio, un secondo, non mi ricordo quale dei due, in cui abbiamo veramente fatto un mashupone gigante con Microsoft Flight Simulator, con House Flipper. E vorrò portare avanti questa cosa. Devono essere episodi speciali, non tutti uguali. E
e invece quelli conseguenziali sono del gioco stesso. Siamo arrivati all'episodio 5 pubblicato. Sono sicuro di aver già registrato e montato l'episodio 6 pronto per la pubblicazione, non so, anche questo probabilmente avrete già visto anche il sesto, e mi sarò sicuramente adoperato per farne altri, perché voglio portare avanti, voglio dare, non dico fare 80 episodi perché non riuscirò, ma dargli il giusto peso che sta avendo su Twitch. Su Twitch, ragazzi, ho iniziato una serie qualche tempo fa con il Borussia Mönchengladbach in Germania e siamo alla fine della seconda stagione. Quindi, bene, contratto rinnovato per altre 4, quindi lì siamo andati avanti. Lì sono sicuro di avergli dato l'amore e l'attenzione che merita Football Manager. Ne sono più che certo. Cosa rimane? Una lista di titoli che non abbiamo mai finito, partendo da Motorsport Manager, che doveva finire a novembre. A metà novembre è stato un momento del casino, del blocco totale, che è proseguito fino a metà dicembre quasi, un mese intero di fermo del canale, in cui sono usciti pochissimi video, giusto un paio di vlog, un paio di video che sarebbero stati dovuto... Oh mio Dio, l'italiano... che sarebbero stati, che dovevano essere gestiti meglio, scritti, non buttati a getto, un po' come questo vlog, però li ho fatti per non tenere tutto immobile. Voi qualcuno di questi avete apprezzati, qualcun altro di meno, ma adesso abbiamo ricominciato con le pubblicazioni. Football Manager in grande stile, Pro Cycling Manager anche, Motorsport Manager, ragazzi, ovviamente non vede la fine entro il 2021, è il mio grande peccato. Il mondiale di Formula 1 in realtà è finito, noi non abbiamo finito ancora questo. Non vi faccio promesse. Spero che entro febbraio la serie abbia visto la sua fine. Non mancano tanti episodi, manca tanto lavoro. Cioè, fare tanti gran premi da solo senza tralasciare però l'attenzione a quello che sto facendo per portare avanti il grande risultato. Quindi, ok, però ci devo provare, ve lo devo a voi, lo devo a me in primis. Finire una serie che era quella veramente più addirittura d'arrivo di tutte. Ma va bene. Tennis Manager merita una seconda chance. Merita una seconda chance e credo di potergliela dare, penso, nei prossimi mesi. Non vi dico niente, non mi dico niente, perché forse potrebbe darsi che questa chance non l'abbia mai, però la merita e gliela vorrei dare. Non voglio fare troppe robe tutte insieme, per questo che dico che forse non riesco a farlo, perché due serie attive penso siano già tante. Tre sono troppe, decisamente troppe. Pro Basketball Manager 2022 invece, ragazzi, penso che avremo visto l'ultimo episodio nel secondo del Proviamolo. Non è qualcosa che è riuscito a rapirmi, non è qualcosa che è riuscito a darmi quell'input in più e non ho la conoscenza necessaria per giocare un titolo del genere. Quindi faccio un passo indietro, cosa molto rara nel mondo di oggi, faccio un passo indietro e dico ok, giocatelo voi. Io vi ho fatto vedere com'era, giusto un paio di video in 40-50 minuti in totale, avete avuto una veloce panoramica di alcune feature del titolo. Del resto non rimane nulla, se non che c'è una piccola serie undergoing, uso questa parola in inglese perché è la prima serie registrata in inglese, ragazzi, è un qualcosa che anche questo mi porta dietro da una vita. L'inglese che è venuto fuori è qualcosa di orrido, se per sbaglio la mia ex prof di inglese lo sente, viene a casa mia e mi picchia, e farebbe bene, mi farei picchiare fino alla fine, però ho bisogno e ho voglia di farla. Dove verrà pubblicata? L'idea è quella di pubblicarla qui. Ha senso pubblicare un titolo in inglese, commentato in inglese, su un canale italiano? Ha senso se è qualcosa di divulgativo,
Intanto è finita la host, scusatemi. Ha senso se è qualcosa di divulgativo, dicevo poc'anzi, e che magari ha la controparte anche in italiano. Non voglio fare un doppio video in lingua italiana e in lingua inglese, onde evitare storpiature che il traduttore automatico di YouTube fa ogni volta. L'idea più logica sarebbe quella di aprire un altro canale. Faccio fatica a gestirne uno o due, è una cosa improbabile. È per questo che mi terrò lì la serie mentre la registro. Di cosa parlo? Beh, è un ritorno a quasi le origini del canale. Il genere è il ritorno alle origini. È uno strategico. È uno strategico che per primo, e per ora unico in arrivato, ha raggiunto il numero di 55 episodi in una singola serie. Probabilmente verrà superato da, anzi sicuramente verrà superato, non di tantissimo, da Pro Cycling Manager 2021 con Pipigno. Sto parlando di Europa Universalis 4. Again, yet again, Europa Universalis 4. Ci siamo ancora dietro, ho iniziato una serie e quella sarà quella parlata in inglese, ho approfittato del fatto che il titolo è tutto in inglese, quindi non dovrò tradurre quello che c'è a schermo, dovrò tradurre quello che voglio dire, che è molto più difficile ed è anche per questa la sfida che l'ho voluta prendere e poi farla con, Pro Cycling, con Europa Universalis 4. Quando, ripeto, vedrà la luce lo saprete, lo comunicherò, se sarà su questo canale, sia che se ne sarà su un altro, ovviamente. È tutto, ragazzi. L'anno che verrà, ho come l'impressione, la sensazione che sia quello decisivo. Mi spiego. È l'anno in cui voglio che il mio canale prenda coscienza di sé, tra virgolette, che diventi autosostenibile. Ovvero che con qualche video alla settimana, con qualche video al mese, una quindicina di video al mese, che significherebbe uno ogni 2 giorni, che non è male, possa essere mantenuto. E superare momenti anche di completo blocco. L'unica serie in cui veramente guardo le visualizzazioni sono i Proviamolo, perché ho bisogno di vedere se un titolo vi piace. Per le altre serie sì, li guardo, ma se di colpo su Football Manager 2022 da 60-70 di media circa scendiamo a 20, io vado avanti, non mi interessa. Prendo atto, magari farò i titoli, i video più distanziati l'uno dall'altro, giocherò più per i cavoli miei, prenderò delle decisioni del genere, ma non prenderò altre decisioni. Per il resto, questo è quello che vorrei dal nuovo anno, un canale che si possa autosostenere, che possa avere ancora un piccolo boost e che l'anno prossimo possiamo tutti insieme raggiungere i 1.000 iscritti. Perché sì, sono anche io, il canale è mio. Ma tendo a pensare che siamo tutti insieme. Siamo in questo momento 674, ma in realtà siamo 675 perché mi ci metto dentro anch'io. Quindi è sempre più uno quel numero e mi piace pensarlo così. Alla prossima, ragazzi. Ancora vi rinnovo gli auguri di buon Natale passato e gli auguri di buon anno. E vi rinnovo ancora una volta l'attenzione, mascherina, lavarsi le mani, vaccino, mi raccomando. Le feste sono un momento che può essere un momento in cui abbassiamo la guardia naturalmente, ed è umano farlo, ma non dobbiamo farlo, assolutamente no. Per il resto, video giocate, iscrivetevi al canale, spammatelo in giro e al prossimo anno, il sesto in compagnia. Questo finirà prima o poi e un po' mi spaventa, ma non è questo il momento, quindi un bacione e alla prossima, ragazzi.